Ciao a tutti, stiamo per discutere il regolamento sulla tariffa rifiuti di Roma Capitale come delibera propedeutica al bilancio di previsione 2015. Come sapete, Roma ha le tasse più alte d'Europa e sicuramente una delle tasse più alte è la tariffa rifiuti, una tariffa esorbitante se rapportata ovviamente anche ai servizi che vengono offerti alla cittadinanza. Noi abbiamo cercato di migliorare questo provvedimento con degli emendamenti e degli ordini del giorno. In particolare un emendamento importantissimo che speriamo venga accolto da questa maggioranza, certe volte un po' sorda agli interessi dei cittadini, è l'emendamento che prevede l'esenzione della tariffa rifiuti per chi produce rifiuti speciali. Perché cosa è successo in questi anni? Che tante piccole e medie imprese della nostra città, che poi in questo momento si trovano in estrema difficoltà, sono costrette a pagare la tariffa rifiuti ben due volte, prima all'AMA e poi quando producono dei rifiuti speciali che vanno smaltiti attraverso apposite ditte e quindi pagando. Noi abbiamo presentato degli emendamenti per chiedere che queste ditte, aziende che producono rifiuti speciali vengano esonerati ovviamente dal pagamento della TARI, perché l'AMA non offre a loro un servizio, perché devono appunto smaltire dei rifiuti speciali. Un altro ordine del giorno importante che abbiamo presentato riguardo all'ecodistretto di Rocca Cencia, chiediamo a gran voce che la giunta e il sindaco coinvolgano i cittadini di questi territori che sono già martoriati da disagi ambientali e sanitari. Chiediamo che i cittadini vengano coinvolti in questo processo, coinvolti realmente in questo processo di costruzione di questo ecodistretto, e soprattutto che il progetto venga ridimensionato e rivisto alla luce di tanti piccoli ecodistretti diffusi sui territori e non di scelte industriali massive che vanno ad insistere e a danneggiare dei territori che già sono vessati da disastri ambientali di ogni tipo. Quindi seguiteci anche in streaming, perché sarà una seduta molto interessante e soprattutto molto propositiva da parte del gruppo capitolino del Movimento 5 Stelle.